Ciao a tutti ragazzi, io sono Bayo Gamer e oggi siamo tornati col secondo episodio di PES 2016 in modalità My Club. Come promesso nello scorso episodio, oggi ci andremo a fare il nostro primo ball opening, quindi andiamo nei messaggi. Ok, PES 2015-2016 Special Agent. Ricevi tutti. Hai ricevuto tutti i regali, perfetto, confermiamo. Andiamo su contratto e agenti speciali, eccoli qua. Tre volte, ok, 100% pallone nero. Vamos. Ingaggio giocatore, continuare, sì, va bene, ok. Vediamo un po' cosa riusciamo a beccare. Qua, via. Si tratta di Gamarra, nazionalità paraguayana, club attuale Cerro Porteño, c'ha 27 anni, alto 1,68, stile di gioco non definito. Ragazzi, io non lo conosco, però ha 80 di UGC ed è un livello 30, ci può essere molto utile, confermiamo. Io direi di aggiungere direttamente a squadra. Sì, ok, allora la mettiamo a posto di questo. Proseguiamo col secondo agente. Vai. Perin, centrocampista centrale, ha 82 di UGC, francese del Saint-Étienne, ha 30 anni ed è alto 1,81. Stile di gioco sviluppo. Questo ci serve, quindi confermiamo. Aggiungi direttamente la squadra. Ok, e la mettiamo a posto di Alvarez. No, metto a posto. Siamo qua per ora. Ultimo ball opening. Andiamo. Oh, grazie. Vai. Scarpetta verde. Un altro portiere. Chi sei? Jefferson, brasiliano del Podafogo. Ha 32 anni, alto 1,89, si diceva non definito, però è un portiere di 81 di UGC. Sta cosa buona, molto positiva, confermiamo. Aggiungi la squadra. Ok, lì abbiamo i Menez. Sì, direttamente al posto di Menez, ok. Ok, perfetto, andiamo indietro. Ma thank you. Premio obiettivo 59 del Maghreb. Ok, va bene. Ok ragazzi, visto il concesso che abbiamo ben 38.000 GP e 400 monete Maghreb, io direi di andarci a fare qualche altro ball opening. Ok, gente top. Ci sono i classici, Castolo in attacco, Minanda per centrocampo, Stemmer per difesa e Ivarov portiere. Allora, Ivarov portiere, abbiamo già preso un buon portiere proprio ora. In attacco siamo messi, direi, abbastanza bene. Centrocampo e difesa no. Quindi direi di iniziare dal centrocampo, dai. Paga con me di GP. Ok. Dai, gira. Pallone d'oro. Va bene, tanto come siamo messi ora può andare soltanto bene. Chi sei?
trequartista che ha 75 di VGC, spagnolo del Granada, età 34 anni, alto 1,79, stile di gioco non definito. Vabbè, aggiungi direttamente i membri della squadra e lo mettiamo a posto di questo trequartista qua. Proviamo con il difensore GP, ok. Nero, ma quanto sei bastardo. Chi è questo? Stranzel. Chi è Stranzel? Vabbè, difensore centrale, 78 di VGC, nazionalità Austria, Borussia Mönchengladbach credo che sia, età 35 anni, altezza 1,90, terzino difensivo. Terzino difensivo e me lo dai come difensore centrale. Vabbè, aggiungiamo Stranzel alla squadra. E lo mettiamo a posto di Alvarez, Gualbares. Abbiamo ancora 19.000 GP. Direi di continuare con i centrocampisti. Continua. Paga con GP. Dai, un pallone nero, va bene? Un pallone nero, per favore. Tutto qua. Va bene. In ogni caso tutto di guadagnato. Chi è? Pedro Muschera. Interessante, mediano, c'ha 75 di VGC, spagnolo dell'Elcachef, c'ha 27 anni, alto 1,84, stile di gioco non definito. Va bene, conferma, aggiunge a squadra. Ok, lì c'abbiamo un mediano, ce n'abbiamo un altro qui, però lo mettiamo qui. Allora, abbiamo detto che possiamo andarci a fare ancora qualche altra pescata. Quindi andiamo sul contratto, il caso del giocatore, attaccato abbiamo detto no, centrocampista, che ho preso un trequartista buono, io continuerei con la difesa, vai, ok. Ah, a fare lo stesso qui. Si sapeva. Chi è? Un giovane credo che sia. Molto giovane. Guerreiro. Perfetto, ci serviva un TS. C'ha 76 di VGC, portoghese dell'Oriente. C'ha 22 anni. Altezza 1,70. Terzino offensivo. Per il nostro modulo sto ragazzino è ottimo, quindi prendiamolo, aggiungo squadra e lo andiamo proprio a modificare, a levare lui. Ok, via, ciao, andiamo indietro ancora. Allora ragazzi, visto e concesso che hanno abilitato i server, io direi quasi quasi di andarci a fare la prima partita in divisione. Road to Division 1, eccolo qua, divisione 12. Iniziamo, dai. Abbiamo trovato il nostro primo avversario. Forza e onore, dai. Ok, calcio d'inizio. E ora si fa sul serio, si parte. Porta il pallone in avanti, vuole la profondità. Dai, 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 dai. Non ci credo, non ci credo. No. Fa vaffanculo, va. 1-0. Sfruttando il flipper che si era creato. Questo
è quell'intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. No, 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 no. Hanno trovato subito il gol del vantaggio. E adesso avranno più spazi. Ok, 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 ci siamo. Ok. Vai, 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 passalo. Vabbè, cazzo, quello è fallo. Ora non devono pensare che la partita rimanga la stessa. Ottiene un buon calcio di punizione. Bravo, bravo. Non ci credo. Stupendo, stupendo. Ecco il pareggio. E ha sfruttato la grande questa occasione. Che giocata. Gli hanno regalato una chance. Ma non ci credo. Ma vaffanculo. Prova la giocata nello spazio. Trova il compagno in buona posizione. Dai. Non è stata una parata perfetta, ma se l'è cavata. Calma ragazzi, calma. Calma. Pallone in avanti. Non ci credo, non ci credo. Oddio. Oddio che ho fatto, oddio che ho fatto. Che? Che è successo? Cedere occasioni del genere all'avversario. Devono fare più attenzione, non possono lasciarli arrivare a un passo dalla porta. Vieni qua, porco zio. No. Ma dai. Anche dopo lo svantaggio non hanno mai perso la calma e ora potrebbero anche completare la rimonta. Sono di nuovo in parità. Sarà interessante vedere se mantengono lo slancio che li ha portati al gol. Podolski, palla in profondità. Ok. Ci ha fatto vedere una bellissima. Mamma mia. Non hanno potuto far nulla di fronte alla loro rapidità. E passano in No. Minchia ragazzi, non ci voglio credere. Sta succedendo di tutto in una partita. Insistono, prima o poi la rete arriva. Si sta giocando da mezz'ora. Vai. Colpo preciso. Cerca spazio. Vai. Cerca lo spunto. Vai. Cerca la rete. Non ci credo. Tira. Ma vaffanculo, va. Vaffanculo. Cerca di pescare il compagno là davanti. Ok. Cerca spazio. Ok. Ok, tira, vaffanculo, tira. No, non ci credo. Mamma mia. Ora doppio vantaggio per loro. Sono andati al gol con uno scambio veloce e intelligente. Bellissima azione. Vai che l'abbiamo tolta, vai. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. Dove cazzo? Ma attenzione, vai, può succedere di tutto. Cozio, no. Fuori gioco. I festeggiamenti dopo fuori gioco sono stati brevi. L'arbitro ha visto fuori subito gioco. La bandierina alzata del guardia. Ecco il fischio dell'arbitro. Inizia il secondo tempo. Bale vuole la profondità. No cazzo. Ma vaffanculo. Un gol importantissimo. Bale. Sì, Bale. Fermalo. Fermalo. Dai. Vaffanculo. Mutinho. Da lì può concludere. No. Jefferson. Madonna. Finora ha già segnato due gol. Oh, sveglia. Prova la giocata. Bellissima, bellissima, bellissima. È riuscito a passare.
c'è spazio per calciare. Tira. Aveva messo dentro davvero un gran pallone. Mamma mia. Questi uno contro uno effettivamente si stanno facendo troppo frequenti. Devono fare più attenzione. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Salta e colpisce in testa. Grandissimo. Spettacolo. Ha colpito bene con perfetta coordinazione, gran colpo di testa. Ok. Si riparte con due gol di vantaggio. Ok, tira da qui a fanculo, via. Via. Dammi sta palla. Surprise, motherfucker. Vai. Cazzo. Allahu Akbar. No. Moutinho. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Fa vedere che ci riprova. Ci prova. No. Allontana il pallone. Ma seriamente? T'ho visto. Vieni qua. Ciao. 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 Ciao ciao. Senza successo però. Ti ho visto. Dai che entra. Madonna. Prova a tirare. No. Ma che cazzo. Dai. No. T'ho visto, tranquillo, via. Ok. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Oh! Ma che cazzo è successo? Occasione! Classica scivolata assassina. Ok. Passaggio in avanti. Arriva Bale. E ti saluto, 6-3. Da parte dell'arbitro. Molte cose positive oggi direi. Soprattutto lo straordinario momento degli attaccanti. Sono andati in rete. L'avevo vista brutta all'inizio, però cominciare bene è un merito. Poi loro Madonna, quanti trofei. Sono stati bravi a costruire le basi della vittoria. Va bene. Avanti. Ok, altri 200 punti guadagnati. Perfetto, perfettissimo. Ok, va bene. Oh, andiamo a 410 punti. Ok, via. Direi un ottimo inizio. Conferma. Ok. E ok. Poi che il periodo di prestiti è scaduto, alcuni giocatori hanno lasciato la squadra, ovvero Gareth Bale. Cazzo. Ok. Ok ragazzi, direi che come inizio non c'è niente male. Concludo qui questo episodio, quindi se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel pollicione in su e a commentare. Alla prossima. Ciao!